Attenzione, cani selvatici. Oh cazzo! Minchia, Luna scappa. Gli date un calcio? Ti dico se viene qualcuno? No, sono già passata. Bene fans, riprendiamo la marcia dopo esserci fermati al lago di Gusana a Gavoi. Adesso tra 9 minuti siamo a Gavoi. Luna, dove stiamo andando adesso? A Nuoro, no. No, a Gavoi. A Gavoi? Sono un po' soffrendo in questo momento. Per cosa? Mi bruciano le ginocchia. Mi fa male il pollice, mi fa male un botto la l'unghia del pollice dell'acceleratore e le nocche dell'acceleratore. Sarà il caso di prendere dei guanti un po' più da turismo, un po' meno da pista? No, chiedo, potrebbe essere una soluzione. 6 months later. Questi i guanti. Allora lo so già. Guardate che belli. Belli. Proprio da moto. E sono i guanti da moto, proprio da moto. Ma dai, non ti fanno male, non ti bruciano le ginocchia? No, zero. Mi ha messo un botto. Anzi, oggi ne ho approfittato per far riposare la pelle della schiena, che almeno magari domani mi scotta di meno. E vabbè, quello anche io, anche per questo che ho detto di fare un giro oggi. Gavoi, paese bandiera arancione, che mi sa che viene dato il touring club ai borghi più belli d'Italia. Ah, guardalo lì Gavoi, guarda come arroccato sulla montagna. Niente, l'abbiamo persa, Luna Colombo, basta. È andata completamente. Adesso pensa solo, oddio mi bruciano le ginocchia, oddio mi fa male il pollice. No, mi sono stanca. C'hai 26 anni, anzi ne hai ancora 25. Io ne ho 31, non ho più i capelli, ho la barba bianca, cosa dovrei dire? E sono qua pimpante come un diciottenne. E vabbè, io sono stanca. E poi ti ricordo che viaggiare su questa è molto più faticosa che viaggiare su quella. Questo è vero, un pochino di più stanca. C'è anche da dire che io ho spinto di più. E che hai spinto di più? Che la tua moto va di più. Potevo anche andare di meno. Anche io l'ho spinta. Beh, bene. Attraversare i centri storici con l'unicorno mi mette sempre un po' in soggezione. Sì, perché ti guardano. Cioè, vedi proprio la gente che alza lo sguardo e ti guarda. Ah, oh, ma sai, i VIP è così, è normale. Ormai sono abituato. Nuoro diceva di là. Senti, che quella era la più breve, noi facciamo la più arzigolata. Gavoi 770 metri, gemellato con Baunei. Coglione! Tagliale di più, mamma mia che imbecilli. Come se fosse stretta, figa. Ma non ce te l'ho detto, Luna, non ce n'è, come non essere capaci di guidare per guidare di merda. Ollolai? Adesso Dorgali dice due ore. Cos'è che dice? 2 ore. Eh? Ti giuro, un'ora e 50, sono 58 chilometri, dice 1 ora e 59. Ma che cazzo è? Ma che ne so. Dritto per Nuoro. Certo che Olallai è un po' tipo Omalleo Simpallao. Sì.
Nuoro dice di lì, ma noi dobbiamo andare di là. Nuoro dice di andare di là. Però il navigatore mi dice di andare di qua. Anche perché dice Nuoro 30. Ma noi dobbiamo andare oltre Nuoro. Perché che vento. Io stasera avrei voglia di una bella insalatona. E ci sono gli ingredienti per farla? Sì. Salata, pomodori, carote, uova, mozzarella, tonno, mais. Porco cane. Bella stretta, eh? No, ho messo la ruota su qualcosa e mi è scivolato il davanti. A me il dietro. Sai che ho spiccicato la tua stessa roba? Ma non mi sembrava ci fosse giù qualcosa. Neanche a me sembrava ci fosse giù qualcosa, ma mi è partito il davanti e mi sono cagato sotto. Qua dobbiamo girare qua a destra. Siamo sicuri? Nuoro 20. Ok fans, dopo Gavoi abbiamo preso una deviazione per Nuoro, non la strada principale che andava a Nuoro, bensì, non so come si chiama questa strada qua, sarà una strada provinciale, ma non c'è il numero su Maps. Dice ancora 1 ora e 52, a me sembra un po' eccessivo per fare 51 km. 51 km faccio... Ma neanche un'ora. Ma sì. Occhio che c'è giù. La spiaggia. Minchia. C'è anche una rotonda. Vabbè, pensavo fossimo proprio fuori dal mondo. Invece no, ci sono anche dei cartelli stradali. Oh, ci sono anche le mucche. Ve le ho viste. Occhio che c'è giù la spiaggia intera anche qua. Dobbiamo andare verso di qua. Guarda che sulla cima di quella montagna c'è una costruzione. Sarà una chiesetta, un tempio. Di solito in cima alle montagne ci sono solo robe religiose. Per andare verso l'altissimo. Esatto, inizi già a avvicinarti, ti porti avanti. Monte Gonare. Quella costruzione là in cima al Monte Gonare. Madonna, non si vede niente. Adesso Google Maps ci ha detto di passare di qua, ma... Secondo me è sbagliato. Non sono molto fiducioso, sinceramente. Anzi, ci troveremo su una strada sterrata che va su al santuario. Anche perché dovremmo scendere, non salire. Dovevamo tornare alla rotonda a vedere che le altre indicazioni. Però il tempo diminuisce. Il problema è se diventa sterrata. Sì, esatto, come prima. Vabbè, scende una macchina, questo mi dà già un briciolo di speranza in più. Di qua? Giuro, di qua. Mio Dio. Beh, c'è di buono che scende. Sì, beh, quello è già buono. Perché dobbiamo arrivare al mare, quindi se continuavamo a salire c'era qualcosa che non andava di sicuro. Adesso capisco perché 2 ore per fare 50 km. Perlomeno è fresco. 22. Wow. Meno male che abbiamo i filmati, perché se raccontavamo che a metà agosto in Sardegna c'erano 22 gradi non ci credeva nessuno. Attenzione, cani selvatici. Oh cazzo! Minchia, Luna scappa. Gli date un calcio? No, no, però ho alzato le gambe. Ma che cazzo? Saranno cani da pastore. Ma che cazzo vogliono? Difendono il gregge, non lo so. Insegui la pecora, cazzo, non me. Ma la tuta in pelle secondo te resiste ai denti? Boh, non voglio scoprirlo. O magari sono randagi che hanno fame. Bello. Hanno deciso di mangiare noi. Sì, esatto, wow, bello. Guarda, meno male che c'ho il video. Stavo per essere azzannata da un cane, figa. Perché non pensavo che qui iniziassero a correre. E no, neanche io. Ma soltanto uno che ti è venuto dietro. Quello che stava venendo dietro anche a me. Mi è venuto dietro anche un pezzo? Eh sì. Dopo mi sono avvicinata io e ho cominciato a rincorrere me. Oh, guarda che forse siamo sulla strada principale. Oh, minchia, meno male. Vabbè, io lo investivo, non mi interessa.
Anche io lo investivo. Che cazzo vuole? Bisogna vedere se non cadevamo. Ma infatti io non ho rallentato per fermarmi. No, neanche io. Io ho accelerato. Io ho accelerato e ho tirato sulle gambe. Abbiamo un problema di interfono, Luna, mi sa. Cosa? Perché? Battery low. Battery low? È batteria bassa. Ah, bene. Non so quanto dura dopo batteria bassa, perché non mi è mai capitato lo dicesse. No, neanche a me. Ma il tuo l'ha detto? No. Dice ancora 1:41, mi sembra un po' eccessivo per fare 43 km. A meno che c'è un'altra genialata di Google Maps. Bene fans, dopo aver scampato l'attacco dei cani assassini, adesso prenderemo la SS3 339 389, non lo so, è scritto troppo in piccolo, non si vede, in direzione Nuoro. Quindi direi che, visto che da qua a Dorgali immagino sia tutta statalona eccetera, ci rivediamo direttamente a Dorgali per fare la 125 col tramonto. Sei d'accordo, Luna? Teletrasporto. Moments later. Eccoci, siamo appena prima dell'inizio della SS125. Beh, io sono stanchissima. E adesso ci rivestiamo e andiamo a fare l'ultimo passo della giornata. Comunque fans, oggi siamo andati al Lido di Orrì, è veramente bello. Luna Colombo si riveste. Sì, perché non è settata. Comunque hanno detto che se andiamo in farmacia c'è anche la 70, quella per i bimbi. Sì, vabbè, la madonna.